ragazzi, io sono Stickets e oggi siamo qua con un unboxing diverso dal solito. E oltre a essermi fatto male all'occhio, mi sono fatto male anche al dito. Ma questa è un'altra storia. Oggi ragazzi siamo qua a spacchettarci, a fare l'unboxing delle figurine che ci si trovano all'interno dell'etichetta della Coca-Cola. Anche perché servono per il completamento del 100% dell'album. Anche perché, come ben sapete, alla fine dell'album c'è la sezione delle figurine dedicate alla Coca-Cola e di vari campioni. E niente raga, queste sono tutte quelle che dobbiamo trovare, sono 14 e quindi oggi cercheremo di trovarle il più possibile. Oggi ragazzi a disposizione nello spacchettamento avremo ben 8 Coca-Cola, un po' in versione 0 e un po' in versione normale. Io raga sono più team da Coca-Cola normale che da Coca-Cola 0, Ma prima di lasciarvi con questo unboxing vi lascio un bel like, supporto e soprattutto iscrivervi al canale che si trova proprio qua sotto. E vi ricordo che se volete essere sempre aggiornati su tutto quello che accade nel mondo Panini, su tutte le esaurite, su tutte le rookie, vi invito a seguirmi su Instagram, vi lascio il link in descrizione così per rendervi le cose più facili. Come ultima cosa vi chiedo, se volete essere salutati in un mio video dovete scrivere sotto nei commenti hashtag salutami, lasciare un nickname e soprattutto iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e verrete salutati nel prossimo video. Detto questo, comincio subito con l'unboxing di Coca-Cola. Ah regà, e poi alla fine del video ci spacchettiamo anche 5 pacchetti in versione perla per cercare qualche top player, perché Mbappé e Ronaldo sono abbastanza rari, Andiamo regà con la prima Coca-Cola. Io per semplificarmi le cose me le sono già portate avanti, me le sono già aperte così, perché sennò non riuscivo mai a trovare da dove aggrapparmi. Andiamo a aprire la prima Coca-Cola. Che ho rotto. Apriamola dalla parte contraria e abbiamo Lukaku come prima, ragazzi! Lukaku! Prima figurina dedicata agli europei della Coca-Cola, abbiamo Romelu Lukaku dell'Inter, che ha appena vinto anche il campionato, quindi complimenti a lui. Che poi, per chi fa il set come me, io faccio così. Op! E op! Così riesco a catalogare anche la figurina. Andiamo con la seconda Coca-Cola, questa volta versione 0, vediamo senza far danni. E ho fatto danni ancora. Fine ragazzi, sono riuscito ad aprirla e abbiamo trovato Cheryshev della Russia. Raga, ma perché sono così complicate da aprirle? Andiamo con la terza, ma... Oh, finalmente una aperta bene. Una aperta bene e abbiamo Van Dijk, Virgil Van Dijk. Per ora 3 su 14, nessuna doppia. Fantastico. Quarta Coca-Colina, vediamo. E anche qua ho fatto danni, basta. Apriamo dalla parte contraria e abbiamo no, un altro Romelu, raga. Un altro Lukaku, no. So già, ragazzi, che diventerò matto con tutte queste doppie. So già che diventerò matto. Quinta cocchina di questo spacchettamento. Anche questa, ragazzi, è aperta malissimo. In extremis sono riuscito a salvarla e abbiamo quella di Gallo Belotti. Ok, ragazzi, per ora solo una doppia, quindi sono contento di aver trovato il Gallo. Mi sono rimaste le ultime 3 cocchi, ragazzi. Andiamo ad aprire questo sperando che si apra bene. E ovviamente non si apre bene. Vediamo se riesco a salvare la figurina. Abbiamo la figurina ancora. Che palle, ragazzi. Ancora Andrea Belotti. Già un'altra doppia. Già un'altra doppia. Andiamo con Coca-Cola dopo, che ho già capito che neanche questa si salverà. E ditemi se è normale una roba del genere. Ditemi, rimane attaccata la figurina ma non la plastica. E abbiamo, ragazzi, qua la figurina del Cheryshev. Che è doppia. Raga, è doppia. Abbiamo un'altra doppia. Ultima Coca-Cola e le sto odiando. Apriamoci quest'ultima, che sicuramente intanto so già che non si aprirà. Mi è rimasta in mano, raga. Mi è rimasta in mano! In questo caso, ragazzi, abbiamo la figurina di Alaba! Che mi mancava, ragazzi, questa figurina. Fantastico, fantastico. Ragazzi, queste sono le prime 8 Coca-Cola che ho aperto. Vi ricordo di sfondare il tasto like se volete la parte 2 di questo spacchettino Coca-Cola. Che sicuramente la prossima volta impazzirò perché troverò tutte doppie. Lo so già, ragazzi, lo so già. Anche perché su 8 Coca-Cola trovate 3 doppie, quindi non è proprio una gran media, Prima di lasciarvi i saluti, spacchettiamoci questi 5 pacchetti per la ricerca di qualche vero top player. Andiamo, ragazzi, col primo pacchettino. Vediamo. Abbiamo 2 giocatori di movimento della Polonia, scudetto della Finlandia, Mignolet del Belgio, della Finlandia Soiri e l'ultimo è della Germania Kerrer. Pacchettino dopo, vediamo se ci dirà bene sto giro. Abbiamo 2 giocatori di movimento della Russia, lo scudetto ungherese, poi ho Milan Skriniar dell'Inter. Poi abbiamo Diogo Jota, ragazzi. Questo qua, raga, è la prima volta che lo trovo sia nella versione arancio che nella versione perla. Non è stato così semplice trovarlo. E poi abbiamo Sick. Terzo packaging di questa raccolta, vediamo. Abbiamo Soyuncu Çukur dell'Eister della Turchia, Dani Olmo della Spagna, 2 giocatori di movimento della Slovacchia, tra cui Marechiaro Hamzik. Poi abbiamo Lobotka nel Napoli e Martial della Francia. Quarto packaging, vediamo. Abbiamo Craig Gordon della Scozia, 2 giocatori di movimento della Macedonia, tra cui Pander, 2 giocatori di movimento della Scozia. Poi abbiamo Ayan della Turchia, della Danimarca, Wind. Ultimo pack, vediamo se ci dirà bene. Abbiamo Jensen della Finlandia, 2 giocatori di movimento della Germania, Kovalenko dell'Ucraina, un altro giocatore dell'Ucraina che è Sidorchuk,
E l'ultima è Delaney della Danimarca. Regà, penso che questo spacchettamento di figure sia stato il più inutile della storia. Comunque abbiamo trovato due buoni giocatori come Martial e il Diogo Jota. Vi ricordo che se volete un altro spacchettamento Coca-Cola lasciate un bel like. Detto questo, io la passerei direttamente ai saluti. Con questa bellissima figuria del nostro connazionale il Gallo Belotti, voglio salutare Alessandro Pio, Gabriele 17, King Fusco, Vincent, David 12 e AC Milan. E TRS Joe, vi saluto tutti e vi lascio al prossimo video!